Cari amici appassionati di sport, un cordiale saluto vi giunge dallo stadio Nino Vaccara di Mazara del Vallo e il sottoscritto Vito Bono che è pronto come sempre a raccontarvi tutte le emozioni del big match odierno. In campo da una parte il Mazara Calcio, dall'altra il Nardò, signor Manuel Berti della sezione AIA di Pavia che dà l'inizio in questo istante alle ostilità. Quindi subito prima occasione per la formazione pugliese dopo appena 30 secondi all'interno dell'area di rigore, la posizione è buona e c'è subito il gol. Cambia subito il parziale allo stadio Nino Vaccara. Doccia fredda per il Mazara. 5 adesso i giocatori del Mazara all'interno dell'area di rigore, 2 sul punto di battuto, lo spiovente sul secondo palo, il pallone che ristagna lì, il colpo di testa e c'è il gol. Mario Lombardo, il difensore centrale, proprio lui, indisturbato, il Mazara pareggia i conti. Ma ancora la formazione pugliese che riesce a mantenere il possesso del pallone, attenzione a Palmisano, il numero 7 effettua il traversone, il colpo di testa per liberare Di Fontano, la conclusione da fuori e la parata a terra di Pietro Iacono. Allo spazio per andare al traversone Cammareri, poi prova a bucare, sempre all'interno dell'area di rigore, il pallone è buono, messo all'altezza del dischetto, senza nessun compagno, pronto a ribadire in rete. Si comincia con le due formazioni a parti invertite, con il Mazara che attaccherà da sinistra verso destra nel corso di questo secondo tempo. Di Jesus Sebastian Vicentin, che sulle palle aeree praticamente non ha quasi avversari. Arriva il colpo di testa, il miracolo di Pietro Iacono. Straordinario, botta e risposta. Ma non è finita, seguiamo il corner, traiettoria ad uscire con questo traversone, il colpo di testa. E questa volta è quello vincente. Nulla da fare per Pietro Iacono. È stato proprio il numero 7 Palmisano, ci aveva provato 30 secondi prima. Seguiamo il corner, dalla bandierina e lo spiovento all'interno dell'area di rigore. Il colpo di testa di Rana, questa volta è debole. Attenti al fuorigioco i giocatori del Mazara. Angelo Rosella attende il pallone, poi lo va a contendere al numero 3 avversario. Bruttissimo intervento da parte del numero 6 Montrone. Cartellino rosso, già battuto per Bono. Prova a cercare lo spazio il numero 10. C'è il contatto, calcio di rigore, calcio di rigore, ingenuità, grande ingenuità difensiva da parte di Jacopo Mancarella. Breve rincorsa di Vito Bono, Bono contro Caroppo, parte Vito Bono, il sinistro e c'è il gol, palla nel sacco, 11° centro stagionale per lui, adesso va a festeggiare sotto la curva Vito Bono. Parte il traversone, uno sicuramente degli ultimi da parte di De Giorgi, il pallone, poi calciato verso la porta di Pietro Iacono, senza efficacia. Arriva il triplice fischio del signor Manuel Berti fra Mazara e Nardò. Il primo atto finisce qui. Mazara 2, Nardò 2.